Allora, anche l'amministrazione di Lamezia Terme con Speranza, eccetera, non ha avuto vita facile, quindi non siamo qui a raccontare favole dei buoni che vincono, però appunto vorrei sentire anche da lui l'esperienza di amministrare una città così difficile in Calabria, dove appunto forse sia ancora, lo dico io, però magari non è vero, direi tu se non è vero, sia ancora un po' più soli rispetto alla Sicilia di Orlando quando si vuole affrontare di petto il tema della legalità e della presenza mafiosa, contando anche, sempre per riportare il discorso dalle nostre parti, che di sicuro l'Andrangheta in questo momento è l'organizzazione mafiosa italiana più forte in generale, è la più forte sicuramente in Lombardia e sicuramente nell'interno milanese, ed è comunque una delle più forti anche a livello mondiale con le sue ramificazioni di cui si è accennato anche prima, tra Duisburg, potremmo arrivare fino in Canada, in Sud America, in Australia e oltre. Buonasera, veramente grazie per l'invito, mi ha fatto molto piacere, vi ringrazio per essere in tanti e in tante. Mi ha fatto molto piacere poi avere questo invito da parte di alcuni miei concittadini che stanno qui ormai da molti anni. Io sono, come tutti voi, sono incantato dall'intervento di Alessandra, ascolto spesso parlare, anche lei l'ho conosciuta quando non era assessore, ma era stata la volontaria con altre ragazze e ragazzi a Trame. Ha detto delle cose molto belle, così come anche gli altri interventi che ho sentito. Mi è sembrato di ascoltare un dibattito di grande livello. Quindi io mi limiterò a una testimonianza, perché forse questo è quello che si vuole. D'altra parte poi Lamezia non è una grande capitale europea come Napoli, come Palermo, che è una città media del sud di 70.000 abitanti. Quindi la prima cosa che vorrei dire, la maggiore solitudine anche per questo. Napoli e Palermo, per quanto le difficoltà possono essere smisurate, sono misurate le città, sono anche due grandi città dove la tecnica nazionale è intellettuali, le università, i giornali nazionali, le redazioni dei giornali nazionali, le televisioni hanno un osservatorio. Veramente questo è molto più difficile. Questa mattina c'era Salvatore Borsellino. Io naturalmente sono andato e salutato prima di prendere l'aereo, e conoscerlo, salutarlo. La sala dei ragazzi era stracolma. Il lavoro che avevano fatto i professori insieme ai ragazzi di questa scuola era stato molto serio. Però naturalmente domani sugli organi di stampa non si parlerà di questa cosa. Si parlerà del tale consigliere comunale che ha detto che bisogna finirla con questi salotti e l'antimafia, che i problemi sono altri e che si userà anche questo in maniera strumentale. E negli ultimi 9 anni, che sono gli anni in cui sono sindaco, la vita della Metini è peggiorata, ma è tutto evidente che è così. Il giornale e quel consigliere comunale che fa questa domanda, o quella persona che non è consigliere comunale, dovrebbero però rispondere a un'altra domanda, che purtroppo non è peggiorata solo la vita dei lamedini in questi 9 anni, ma è peggiorata la vita degli italiani. E quindi questa cosa così paesana, no? Di vedere che la vita dei cittadini comuni è peggiorata perché, diciamo così, è da poi imputare al sindaco quello che fa il sindaco, è un giochetto un pochettino troppo, no? Troppo sbagliato.
poco veritiero, perché peggiora la vita di una comunità di fronte a una città che ha un bilancio che in questi 9 anni, la parte corrente del bilancio è calata di 10 milioni su 40, quindi quando io sono diventato sindaco il bilancio del mio comune era 40 milioni di euro la parte corrente, oggi è 30, eppure credetemi, fino a questo momento, non so da domani, ma fino a questo momento la parte sulle politiche sociali non l'abbiamo tagliata di un euro. Quindi quando io sono diventato sindaco sulle politiche sociali si spendeva una certa cifra, la cifra è rimasta la stessa, voi capite che la percentuale sul bilancio complessivo con 10 milioni di euro in meno è molto cresciuta. Onestamente la vita di tante famiglie, la povertà si è estesa e si è estesa drammaticamente la povertà. Io vi devo dire che sono diventato sindaco e il primo giorno non avevo ancora entrato in funzione, non avevo ancora preso il possesso dai commissari, perché io vengo da un'amministrazione che era stata sciolta per condizionamento, per infiltrazioni mafiose. C'era stato già nell'aula consiliare in pieno giorno un attentato di benvenuto, diciamo così, in pieno giorno, non di notte. Quindi il prefetto, che oggi è il prefetto di Torino, mi disse una cosa molto, molto pesante. Disse: guardi, lei domani mattina deve prendere possesso prima del suo incarico, perché alle 10 dovrà partecipare alla riunione del comitato provinciale dell'ordine pubblico della sicurezza. La cosa mi dispiace, perché uno pensa, ha detto pure ai cittadini, qual è la prima cosa che tu farai? E tra le cose che avevo detto, quindi, non c'era di partecipare alla riunione del comitato per l'ordine pubblico al quale non ho mai partecipato, pensavo di poter fare delle cose con i ragazzi, con i giovani, e invece fu questa. E tutti hanno cominciato a dire: adesso vedrai che ti danno lo scopo, adesso vedrai che ti mettono. Per cui la prima cosa che dissi quando arrivai a questa cosa, dissi: signor prefetto, la prego, altrimenti veramente non riesco a fare il sindaco immediatamente, la prego, non mi viene l'ascolto. Il prefetto di pace mi guarda e mi disse: guardi sindaco, per adesso non capisco la richiesta, ma vedrà che fra 15 giorni lei l'ascolta la dovrà avere, perché questa cosa non sarà, è la prima ma non sarà l'ultima che le farà. E così è stato. Io poi nel corso del tempo ci ho riflettuto su queste due cose proprio immediatamente dopo le elezioni. E ho pensato due cose. La prima era rivolta a me, sì, per dirmi: anche se tu non hai chiesto i voti, anche se tu hai detto tutte le cose che hai detto in campagna elettorale, non ti illudere. Ma non è rivolto solo a me la minaccia fatta a me, è rivolta all'intero Consiglio Comunale. Perché io nella prima, nella seconda volta ho avuto la maggioranza dei consiglieri in consiglio, era anche un modo per dire: non vi allargate, diciamo, nel dialetto, non pensate che adesso potete appoggiare questo sindaco, bisogna sempre tenerlo sulla corda un poco, e il sindaco non è il capo della città, deve sempre sapere che potete mancargli la fiducia, eccetera. Ecco, io così ho riflettuto su quelle cose che avvennero subito ad aprile, tra marzo e aprile del 2005. E ho sempre poi visto l'altro lato, perché guardate, noi dobbiamo capire, in fondo non stiamo parlando di un fenomeno
che abbiamo vinto, sul quale abbiamo vinto. Noi stiamo parlando di un problema sempre più drammatico, e se ne parliamo a Milano vuol dire che effettivamente è più drammatico. E allora che cos'è? Non è soltanto, è anche il discredito. Io vi posso assicurare che ho fatto di tutto, perché la scorta e la tutela durassero il meno possibile, perché nella mia città, eppure mi conoscono, sanno che tutto sommato posso avere mille difetti, ma sono una persona abbastanza semplice, quella cosa era diventata il fatto che io volessi uno status symbol, che io, come una persona che andava in giro a piedi, una persona che andava in giro nel modo più semplice possibile, adesso con la scorta si è mandato la testa. Che cosa è successo? Io ho fatto in modo che questa cosa finisse il più presto possibile, perché altrimenti non solo non potevo fare il sindaco, ma mutava in peggio il mio rapporto con le persone e con la città, sempre per quel discredito che c'è, che te lo fanno i giornali, gli ambienti importanti della città, le televisioni. Gianni è una brava persona, si è diminuito l'indennità del sindaco e degli assessori, però quando spende lo Stato per dargli la scorta, quindi ogni cosa è una colpa. E guardate, questo così va avanti sempre, e purtroppo non va avanti solo con la persona impegnata, va avanti anche con chi testimonia. Tra le cose più belle che voglio raccontare, che mi sono successe in questi anni, perché sono successe tante cose belle, Trame è una di queste, no? Cioè il fatto che in una città come la mia si possa fare per più anni una vera e propria rassegna di libri, di dibattiti sui libri, con giornalisti, con ragazzi, con ragazze, con giudici che vengono da tutta Italia e discutono per serate intere, fino a luna di notte, e le persone ci stanno pure a mezzanotte. E questa cosa che è successa ne segue un'altra, quella di un imprenditore piccolo in tutti i sensi, perché un commerciante della mia città, che per la prima volta in tribunale, sostenuto naturalmente da tutti noi, era parte civile nei processi, figuriamoci, ha indicato il capo della cosca vincente, quando ancora era vincente, e ha detto sì, lui è venuto a chiedermi il pizzo con altri due nel tribunale. Guardate che le persone erano senza fiato, perché a cominciare dagli avvocati difensori della cosca non ci credevano che sarebbe successo così, e la famiglia e tutti quanti guardavano Rocco Mangiardi che testimoniava e tutti gli altri che eravamo là per dire ma che cosa sta succedendo in questa città. E quindi è stata una rottura, e poi purtroppo non ce ne sono state tanti altri che hanno testimoniato così come aveva fatto Rocco quel giorno. Ma questa cosa è stata uno spartiacque nella storia della città. Oggi questa cosca è andata, diciamo, tutta in galera, e addirittura tra i membri di questa cosca ci sono adesso alcune persone che hanno deciso di fare i pentiti e quindi hanno lasciato altre dichiarazioni. E quest'estate è avvenuta una cosa complicatissima, che è questa. È venuto fuori, per esempio, sul rapporto corruzione, che tutte le truffe assicurative, non è che le truffe assicurative sono una, diciamo così, prerogativa esclusiva della mia città, tutte le truffe assicurative alla mezza e nel comprensorio, però si potevano fare solo se lo stabiliva la cosca, altrimenti le truffe assicurative non si potevano fare. Quindi c'erano una serie di persone, avvocati eccetera eccetera, che dovevano per farlo, persino medici erano implicati in questa cosa e dovevano chiedere, diciamo così, l'autorizzazione, Luca,
a capo di questa cosca che si chiama Giambà, eccetera, così poteva funzionare questa forma, che era una forma di arricchimento. Si lucrava sullo Stato, a proposito di come fa delle forme, diciamo così, che consente la mafia di arricchimento. Quando ci sono stati questi arresti, però, mica ci sono state delle dichiarazioni. Di solito sempre si plaude ai giudici e ai magistrati, l'ha fatto il comune, ma difficilmente o quasi nessuno degli ambienti politici eccetera ha parlato dicendo queste cose. E sapete subito qual è stata la risposta che mi si è data? Come se questo fosse: sì, va bene, adesso questa inchiesta continuerà e verrà fuori che ci sono diversi consiglieri comunali indagati. Cioè, tu hai parlato, tu hai detto la tua, adesso ti sistemiamo. Diciamo che ci sono consiglieri comunali indagati, come se io avessi, come se la mia famiglia fosse quella dei consiglieri comunali. Ma questa cosa detta sempre perché abbiamo un sindaco che fa passerelle, ma poi vedete che ci saranno i consiglieri comunali indagati. Cioè, detta così, no? Sui giornali è sempre questa cosa. Io, la prima, la seconda, la seconda, ma qua, finora non ci sono stati, ma se ci fossero, ho perso vendere staffe, come su un altro episodio, se ci fossero, ma qual è il problema? O ci stanno loro e me ne vado io, e quindi non ci stanno nemmeno più loro con le dimissioni del sindaco, o se ne vanno loro e il consiglio comunale continua a funzionare. Qual è il problema se ci sono dei consigli comunali integrati? Che se ne devono andare, sono due, tre, quattro, altrimenti se ne vanno. E così per adesso si sono tacitati, ma voi capite che c'è un di più, c'è quasi quasi come se tu dovessi giustificarti di quello che cerchi di fare per aiutare uno sviluppo anche in senso democratico, legale e antimafia di quello che fai nella tua città, nella tua città. Quasi devi giustificarti. Quando costa trame? Dove si prendono i soldi per trame? Che cosa si potrebbe fare se il comune quei 60, 70, 70 mila euro che da trame vedesse per altre cose? Cioè, ma guarda che per i poteri sociali non abbiamo detto niente, non è che li abbiamo toccati. Oh, guardate, il silenzio l'abbiamo dovuto imporre dopo che gli abbiamo spiegato che questi soldi per trame non erano del bilancio comunale, ma eravamo riusciti a pigliarlo per un finanziamento comunitario. Altrimenti anche questo era un mezzo peccato. Io per esempio non faccio molta propaganda quando sono invitato fuori a poter avere, diciamo, cosa che mi piace moltissimo, perché sono i nostri concittadini, le persone della mia terra, giovani, famiglie che stanno qui da tanti anni nel nord eccetera, perché altrimenti c'è il fatto che il sindaco se ne va girando anziché stare a lavorare, eppure lavorando tempo. Come vedete c'è anche una certa amarezza delle cose che succedono, che non riguardano i giovani, le persone. Giorno 13 verrà Giovanni Impastato nella mia città e gli dedicheremo un parco che abbiamo intitolato a Peppino Impastato e che è un parco proprio in un quartiere della città a 20 metri dove prima abitava il vecchio boss, ed è un parco dove l'Unione Europea ha detto, quando è venuta l'anno scorso, che era una delle buone pratiche di spesa dei finanziamenti europei nel mezzogiorno d'Italia. Il quartiere si chiama Scinà ed è un quartiere problematico da questo punto di vista. In questo stesso quartiere, quest'estate, in una cerimonia molto bella, la Presidente della Camera ha dato la cittadinanza onoraria a tutti i bambini nati in Italia, ma figli di genitori stranieri che stanno tra la Lamezia e gli altri comuni. E anche lì, sempre spiegare perché si fa questa cosa e non se ne fa un'altra, ma perché non c'è un motivo più importante, perché la Presidente della Camera non ha portato posti di lavoro. Beh, se avesse queste capacità taumaturgiche la Presidente della Camera, avremmo dato a lei la cittadinanza di Lamezia per dare la possibilità di portare posti di lavoro e non questa cosa. Poi appunto i finanziamenti per il consumo critico, se sto finendo
tu me lo dici, i finanziamenti per il consumo critico, nel senso che abbiamo vinto in questa gara nazionale e la mente dovrebbe essere uno dei posti appunto dove sperimentare questo, il consumo critico, e anche avere, diciamo, uno delle progettazioni di eccellenza che, se riusciamo, facciamo proprio in questo parco dedicato per primo impastato. Ma poi appunto ci sono tutte le cose che succedono. Io vengo qui, ma come faccio a dimenticare quello che è successo in Calabria qualche giorno fa, e a non dirlo, come, perché ci sono gli aspetti positivi, la manifestazione che ho impastato, quella oggi con Salvatore Borsellino, se ne è parlato poco, ma questa cosa che è successa a Cassano, per cui addirittura si uccidono delle persone e si uccide anche un bambino piccolo, cioè veramente c'è una bestialità che nessuna bestia ha, perché addirittura ammazzare i bambini, come è successo recentemente anche a Cassano, perché magari anche un bambino può essere un testimone scomodo di quello che si vede, e poi lasciare 50 centesimi vicino alla macchina, questo gesto così terribile, ci fa capire veramente di fronte a che problema siamo. E pensate, io mi sono dovuto vedere in consiglio comunale 10 giorni fa, in una città che ha questa maturità, che ha queste cose di grande livello positive che abbiamo, un consigliere comunale che ha sbattuto i 50 centesimi sul tavolo e se n'è andato dal consiglio comunale. Forse non dovevo, però mi è venuta una cosa anche fisica, per cui ho detto 3 volte che questi sono atteggiamenti paradelinquenziali e che io, fino a quando ci sto, il mandato che mi è stato dato era quello di combattere gli atteggiamenti paradelinquenziali. Del resto De Luca Orlando ha accettato qualche volta il mio invito ed è venuto alla Lamezia e ha visto appunto i chiaroscuri che io gli sto dicendo, ha visto la partecipazione ai dibattiti con lui anche molto significative, ma anche i problemi complicati che io gli confilavo e le cose che gli dicevo, insomma, che mi preoccupavano. Siamo riusciti a fare una delibera importante sugli appalti, proprio sul piano, quindi non soltanto, anche con, perché qua dobbiamo parlarci, ci sono amministratori, io poi mi permetterò di dire una cosa al sindaco di Opera, che penso sinceramente. Allora, la questione degli appalti è molto complicata, perché gli appalti non dipendono dalla volontà del sindaco. Il sindaco ce la può mettere tutta, a voler fare qualunque lotta, ma ci sono meccanismi che non dipendono da noi. Allora, che cosa abbiamo fatto? Siamo andati oltre, diciamo, la normativa, e abbiamo dato 3 direttive agli uffici. Innanzitutto, anche sotto i 150.000 euro bisogna chiedere delle informative alla prefettura per quanto riguarda le ditte che partecipano agli appalti. Quindi, anche quando c'è qualcosa di facoltativo, renderlo obbligatorio nella vita dell'amministrazione. Secondo, alcune direttive agli uffici molto chiare. Qual è il problema? Il problema non è soltanto al momento dell'appalto, perché l'appalto lo vince la ditta di Gianni Speranza. La ditta di Gianni Speranza ha una informativa tranquilla da parte della prefettura e tu pensi di aver sistemato le cose. Succede a un certo punto che mentre la ditta di Gianni Speranza gestisce quel servizio, quell'appalto, arriva a questo punto una informativa della polizia per cui o c'è qualche misura cautelare verso questa azienda, e c'è questo, una cosa, eccetera, eccetera, o tu scopri che c'è un'indagine. A quel punto tu non è che puoi revocare l'appalto. E soprattutto si circonda un clima, ecco, vedete, sono tutti gli stessi, anche l'amministrazione che dice che l'amministrazione è la carità, quella ha vinto l'appalto e adesso le cose continueranno come prima. Quindi c'è bisogno di un meccanismo. Qual è il meccanismo che abbiamo trovato? Il meccanismo è che io, Gianni Speranza,
quando vinco il patto col comune, devo sottoscrivere nel capitolato che se avrò una inchiesta o se ci sarà qualche misura verso di me, io accetto, senza fare causa, che il comune riceve da questo appalto o da questo servizio. Qua è il punto importante. Posso dire che con questo modo siamo completamente tranquilli? No, perché per esempio tutto il tema dei subappalti non è un tema facile da questo punto di vista, che tu lo eviti completamente. La verità è che c'è qualcosa, non solo dal punto di vista degli appalti, ma c'è qualcosa nel mercato, no? Che non funziona, che ti blocca, eccetera, eccetera. E io anche a questo punto vorrei dire un attimo, e non c'è dubbio che la questione del soggiorno obbligato sia stata una misura sbagliata. Però non è tanto il soggiorno obbligato, ma è la circolazione dei capitali che ha favorito tutto questo. Quindi, vediamola da questo punto di vista, cioè, anche se non ci fosse stato il soggiorno obbligato, sicuramente era tale il livello di accumulazione, di unificazione dei capitali e del mercato nel paese, che quello che è successo poi, oltre noi, che è successo in Lombardia, in Piemonte e in tante altre parti del paese, in Emilia Romagna eccetera, sarebbe successo inevitabilmente. Da questo punto di vista vorrei raccontare al sindaco di Opera, a tutti voi, una cosa che spesso succede. Quando fino a qualche anno fa, ma anche adesso con sindaci piccoli comuni, a me veniva contestata all'inizio, dice: tu devi difendere la città. Sì, ma io non è che difendo la città se dico che la mafia non c'è, perché la risposta è: la mafia non c'è, la mafia è a Roma. Quella risposta dice: no, ma dov'è la mafia? Però quando questa cosa la diceva il sindaco di una città medio grande come la Mezzia, come Vibo Valenza, cioè, la cosa era ridicola. Come fai tu a dire? Ora, da questo punto di vista, io penso che se ci parliamo e ci parliamo con serietà, i comuni, che poi siamo quelli che dappertutto, al nord e al sud, siamo quelli che rischiamo in prima persona, il problema non è che è colpa nostra che c'è la mafia alla Mezzia o che c'è la mafia a Opera o in un altro comune al nord. Il problema è però che tutti dobbiamo a questo punto fare un'azione di contrasto netta, e dobbiamo chiedere che lo Stato democratico nel suo insieme la faccia questa scelta di fare lotta alla mafia. Il punto è che spesso, come la vicenda di Borsellino eccetera, questa scelta non si è fatta, o si è fatta a metà, fino a un certo punto. Questa cosa bisogna farla. E allora, partendo dal fatto che ormai è un problema non solo nazionale, cioè non solo c'è in tutta, ma anche la mafia calabrese e italiana va ben al di là della nostra nazione, ma che è un problema, o che anche altre mafie si insediano in Italia, per cui le cose, la globalizzazione, c'è questi aspetti che non possiamo, però si deve, proprio per questo non è che il problema, se è così non si può fare niente, proprio perché così dobbiamo dal livello dell'estorsione a tutto, fare tutto quello che facciamo, naturalmente sapendo che abbiamo di fronte un problema molto grosso. E allora proprio per questo le discussioni che facciamo come quella di stasera, se sono importanti da un punto di vista culturale, lo sono anche da un punto di vista civile e amministrativo, perché solo se i miei concittadini, pur avendomi dato il grande onore di fare il sindaco 9 anni, ma tutti non avranno dispiacere del fatto, anzi vedranno che è una cosa positiva il fatto che il sindaco che li rappresenta parli apertamente del problema e ne vada a parlare anche a Milano, e quindi non è una perdita di tempo dal punto di vista amministrativo, ma invece è un completamento del lavoro amministrativo. L'ultima cosa che ho fatto prima di partire oggi era di vedere se finalmente i mezzi della spazzatura avessero scaricato, perché la regione ha bloccato una discarica. Alla fine ho saputo, mentre ero qua, che i mezzi
i tre quarti avevano scaricato e domani. Ma questo è una parte del lavoro amministrativo. L'altra parte è che probabilmente le discariche non devono essere private o non devono avere partecipazioni alla mafia, ma dovrebbero essere pubbliche e tenute in grande considerazione, perché le cose si completano. Non c'è solo la cosa amministrativa. E naturalmente ho finito, perché adesso, come tutti quanti voi, avrò molto piacere di ascoltare le cose che dice Leo Collando, perché sono sempre cose dalle quali, a cominciare dagli amministratori che abbiamo meno esperienza e meno classe, e tutti quanti noi possiamo avere, possiamo imparare qualche cosa. Grazie. Abbiamo imparato qualche cosa anche da Gianni Speranza. E...